In questo video parlo delle vincite alle lotterie e di come se ne parla sui mezzi di informazione. Ogni tanto vi sarà capitato di leggere notizie come queste. Gioca 2 euro e vince 130 milioni. Pensionato vince 1 milione di euro all'otto. Notizie come queste vengono molto spesso diffuse a livello locale, dando molto risalto e molta enfasi al fatto della vincita. Ma dare notizie di vincite al gioco in un paese come il nostro, malato di gioco, è un tema molto controverso. È un concetto di notiziabilità molto discutibile, in quanto questo tipo di notizie non contribuisce alla pubblica utilità dell'informazione. Il gioco, infatti, in molti casi diventa una patologia e rovina la vita delle persone. Malato di slot manda in rovina la ditta. Scomparso un 33enne, il gioco è la sua rovina. Gioca alle slot e al gratta e vinci, manda in rovina la famiglia. Si calcola che in Italia i giocatori problematici siano dai 500.000 ai 2 milioni di persone. E solo nel 2016 lo Stato ha destinato 100 milioni di euro per progetti di recupero destinati ai giocatori cronici di ludopatia. Ecco perché le vincite al gioco non dovrebbero trovare spazio sui mezzi di informazione, perché non fanno altro che aumentare la speranza e l'illusione di vincere al gioco, spingendo altre persone a farlo.